Tu l'intervista? Si dice. No, allora, nel festeggiare il compleanno del nostro bomber, ok? Adesso ci facciamo rilasciare una piccola intervista, così. E prima di tutto, come stai fisicamente? Stai bene? E l'anno scorso sei stato il protagonista di questa squadra, quest'anno non solo devi essere un protagonista dal punto di vista delle marcature, ma noi ci aspettiamo una crescita da un punto di vista caratteriale, comportamentale come capitano, perché il capitano è quello che fa, vero? Quello che chiama la squadra. E quanti gol ci prometti? Almeno 40, 40 gol! 40 gol! Un applauso! Oh, 40 gol, eh? 40 gol, detto 40 gol. 20 gol e Costantini, dove che ci ha promesso. Dove sta Costantini? Sta qua, fianco a me, l'altro un po'. No. Non è che dove. 25 assist Emanuele, Cristian. 20 gol Michelino. Dove sta Michelino? Dietro a te. 20 gol. Non lo so 10 dove milioni parati da gioco. Non lo so dove li fa 20 gol. Forse lo prometti? No, autogol, 20 autogol. Quelli li fai tu. E Karan? Karan è grande. 20 bandierine. Stasera è andato vicino al gol, zio. Sì, guarda, vicino al gol. Però vogliamo e Bartolo. E Bartolo che è cresciuto. Il nostro brasiliano. Esatto. Grande Bartolo pure. Bartolo di Napoli. Abbiamo pure Riccardo. Partita, hai visto che ieri. Abbiamo Riccardo pure. È vero? Quanti gol ne farai, Riccardo? Riccardo ne fa 35 col mister. Minimo. E 20 con noi, e 20 con noi. E ma comprano pallottoli ieri, zio Castane. Perruccio è pieno insegna e ti che mangia, mister. Perruccio è messo là un po'. Ma si ammalati, come si chiama? Match si chiama. Match, sì. Si è ammalati perché è caro, visto fratello. E non si guarisce. No, no. Il fratello di Match, no, no. Si chiama Carlo. In onore del Papa. Ma se tu li vedi. Nicolò, quanti gol farai? Ieri. Sì. Che dici? Mi ricordo come ti chiami? Matteo. Ah, Matteo di Fresco, bravo, l'ultimo arrivato, ce l'ha covata. Ecco, mangiate ragazzi. Un gol da maestro. Ti rompiamo, Davide, un vecchio piccolo terrorista. A posto. E pure di qualunque simone sopra. Ma dico mi ha fatto bene gli esordienti. No, me l'hanno detto. Ma diciamo. Un'intervista al nostro. Mi do uno scoop. Dopo domani lui fa il compleanno. Chiude la tornata. Vediamo che fa. E dove sta? Ragazzi, a quale dove andare? Fate pulizia. E giovedì, ok, chiudiamo. Chiudiamo questa parentesi. Salutiamo Cheidi, che come al solito riesce sempre infortunato, è vero? Sempre.